po' come abbiamo proceduto nel metodo del gruppo. Dunque, il primo impatto è la presentazione della sua figura, come una figura quasi, insomma, mitica di questo computeraio che un giorno ci ha spedito un pacco. Il pacco effettivamente c'era, dentro c'era un computer e un libro, il libro delle lettere, una storia con tanti racconti. E così abbiamo iniziato questo progetto insieme. I bambini hanno, a giorni cadenzati durante la settimana, ascoltato una storia legata a una lettera. Quindi il giorno in cui si doveva fare questo progetto arrivano con ansia a questo momento, perché era il momento della storia nuova e di una lettera nuova. Quindi una maestra procedeva al racconto, un'altra poi con i bambini la drammatizzava. Quindi si chiamavano i bambini e si viveva nel salone questa drammatizzazione. Successivamente si vedeva il racconto della storia, quindi i personaggi animati, e si faceva un confronto tra quello che avevano capito e quello che poi vedevano. Poi si passava alla parte grafica, prima la parte grafica come ha fatto lei, col dito immaginario, il gesto immaginario, sempre un'attività nel salone, quindi un po' tutti interessavano i 3, 4, 5, indistintamente, perché ognuno a seconda della fascia d'età percepiva ciò che poteva. Poi si è passato alla scheda, quindi ogni scheda era una sequenza, generalmente quella finale, della storia. Quindi loro l'hanno colorata e poi, quindi se ne parlava in classe, dopo che l'hanno colorata hanno fatto un disegno della storia, come hanno vissuto poi quella lettera. Chiaramente poi il tutto non si è fermato nel giorno, ma ogni giorno si prendeva la lettera con giochi, con la pesca delle lettere, quindi giochi da lavagna, quindi in realtà un lavoro globale che man mano poi inglobava le altre lettere, finché non abbiamo composto l'albero dell'alfabeto. Complimenti. Complimenti.